Bentornati amici modellisti anonimi, eccoci all'uscita numero 3 della collection dedicata alla 24 ore di Le Mans. In questa uscita la protagonista è la Lancia Beta Monte Carlo Turbo del 1980, ma prima di osservare il modello, come sempre, uno sguardo al fascicolo. Apertura dedicata al modello, anche se in seconda pagina ritroviamo l'uscita successiva, quella che sarà l'uscita successiva, con un'anteprima di scarsissima qualità, una foto molto molto pixelata dell'Alpine A470, credo, non si legge granché. Comunque sicuramente non la prenderò, quindi non farò la recensione di quel modello. Vi dicevo, prima parte dedicata alla vettura, protagonista del fascicolo, quindi la Lancia Beta Monte Carlo Turbo, una vettura con caratteristiche importanti, una vettura che, anche se con qualche stento all'inizio, poi è riuscita comunque a prendersi le proprie soddisfazioni, una vettura comunque oggettivamente bella, una vettura molto molto modificata, come naturalmente consentivano i regolamenti, anche se, come scritto anche nel fascicolo, le linee della vettura d'origine, quindi le linee della Lancia Beta, erano ben intuibili, sono rimaste ben intuibili, nonostante le pesanti modifiche che ha subito la vettura. Poi c'è la parte centrale con una grande immagine e la scheda tecnica. Ultima parte dedicata alla produzione della vettura, quindi dalla strada alla pista, la necessità di potersi rilanciare anche dal punto di vista sportivo e la decisione di utilizzare la Lancia Beta come modello di serie di partenza per poi realizzare la vettura da competizione. In ultima pagina poi un focus su alcuni piloti, in questo caso Carlo Facetti, Martino Finotto. Ma vediamo ora il nostro modellino. Eccolo qui il nostro modellino, un modello che si presenta nella teca bassa in stile Spark. Vi avevo anticipato che i modellini sarebbero stati di origine Spark, in realtà poi così non è stato. Sono tutti di origine Ixo per sopravvenuti problemi, per sopravvenute problematiche produttive. Poco importa, insomma, i modellini, importante che siano di buona qualità e sinceramente, sotto alcuni punti di vista, preferirei questo modello al modellino Spark, perché poi i dettagli in più che propone il modellino Spark non è che siano poi tantissimi, secondo me. Comunque, tiriamo fuori il modellino della teca e osserviamolo per bene. Non ve lo posso fare arrivare lanciato, poiché le ruote anteriori praticamente non girano, dunque sono molto molto frenate, ma il modellino, eccolo qui, il modellino è questo, un modellino bello, aggressivo, con una livrea molto molto accattivante. E cerchiamo poi di osservarlo e di presentarlo partendo, come sempre, dall'anteriore dominato dalla calandra Lancia, dalla calandra Lancia con lo scudetto Lancia nel centro. Vediamo di mettere bene a fuoco, ecco qui, e i doppi fari gemellati, carenati, i doppi fari tondi gemellati e carenati, per un insieme davvero molto ben riuscito, secondo me, poiché non ci sono più ori di fissaggio che diano fastidio, l'ottica dei fari è ben riprodotta, anche la calandra tutto sommato va abbastanza bene. Molto molto carine le luci laterali queste qui, realizzate in plastica trasparente. Sul modello vero sono bicolore, poiché probabilmente racchiudono sia le luci di ingombro sia le luci direzionali, ma date le dimensioni va bene anche così, sarebbe pretendere un po' troppo averle anche bicolore. Comunque positivo il fatto che siano
in plastica trasparente, mentre il modellino Spark mi sembra che le abbia solo tampografate. La parte anteriore si caratterizza anche per la presenza di questo voluminoso e importante labbro anteriore, eccolo qui, con profilo metallico lungo il bordo. Va bene, è quello, non ci sono particolari problemi da segnalare. In più, su questo modello, più evidente rispetto all'altra produzione, anche dello stesso Spark, ritroviamo questi rettangolini argentati, probabilmente in questo caso un tentativo di parzializzare le prese d'aria ricavate sullo spoiler con del nastro adesivo, con qualcosa, non lo so, perché in alcune occasioni ho visto questi elementi un po' più sottili e che davano più spazio alle prese d'aria. In questo caso c'è più grigio che presa d'aria, ecco, c'è più color argento che presa d'aria, quindi mi verrebbe da pensare al tentativo, comunque al metodo di parzializzare l'ampiezza delle prese d'aria sullo spoiler. Le tampografie sono molto molto ben fatte, molto precise, molto nette, magnificamente applicate, quindi va tutto bene. Troviamo poi il cofano anteriore squadrato con un affossamento al centro, tagliato poi in corrispondenza dello scudetto Lancia per far spazio a due bocchettoni, probabilmente bocchettoni per rifornimento rapido, credo, non lo so, non me ne intendo di corse della 24 ore, ma credo fossero i bocchettoni per il rifornimento rapido, ed è positivo il fatto che siano separate rispetto alla carrozzeria. Anche in questo caso mi sembra che il modellino Spark li riproduce, ma solo tramite tampografia, quindi ben venga questo tipo di realizzazione. Andando verso il parabrezza ritroviamo poi le tre feritoie verso il bordo del cofano, tampografate con un buon effetto di profondità. Andiamo sul parabrezza ben fatto, bordato da una cornice nera e con la presenza dell'unico tergicristallo centrale, meno fatto bene rispetto al modello Spark. Il modello Spark lo ha un po' più dettagliato, forse in fotoincisione, questo è soltanto in plastica, ma direi che va più che bene anche così. Passando al lato della vettura, notiamo questa linea molto molto particolare, molto aggressiva, molto curata dal punto di vista aerodinamico, non ha particolari tali da movimentare molto la visione della fiancata, però ha delle allargature molto importanti a livello dei passaruota anteriori e soprattutto dei passaruota posteriori, però si perdono un po' poi nella vista laterale. Cosa segnaliamo? Segnaliamo comunque la presenza di queste griglie poco all'inizio dei passaruota posteriori, griglie di fattura onesta, forse meno fatte bene rispetto al modello Spark, ma comunque mi sento di dire ben fatte, come ben fatte sono tutte le superfici vetrate laterali, ben fatte con tutte le cornici, con gli specchietti in plastica che vanno a inserirsi all'interno del deflettore, il vetro laterale parzialmente abbassato e le maniglie porta tampografate sul rilievo della carrozzeria, va tutto bene. Le ruote anch'esse sono gradevoli, ben fatte, correttamente dimensionate, più grandi le posteriori, più piccole le anteriori, i cerchi sono completamente neri, forse il mozzo avrebbe meritato un tocco di colore, ma va bene anche così. Bene anche le ruote che riportano marchio e modello degli pneumatici. Passando al posteriore carino, ben fatto, dominato da questo grande alettone posteriore, speriamo in una buona messa a fuoco che non arriva sinceramente, vediamo così se riusciamo. Ok, posteriore ben fatto, ben dettagliato, con ai margini dei bei gruppi ottici, in questo caso sì, in plastica trasparente bicolore, montati su zoccoletto color metallo, molto molto carini, mi piacciono tanto. Forse lo zoccoletto sarebbe dovuto essere nero, va bene così, anche perché rapportandoci sempre al modellino della Spark, gli stessi elementi sono solamente tampografati sul rilievo della carrozzeria,
meno bene poi le queste altre luci rappresentate qui con dei pallini tampografati, in realtà dovrebbero essere delle luci a goccia. Per quanto riguarda il resto della coda, ritroviamo la scritta Lancia sul margine superiore, il doppio scarico asimmetrico che sbuca al centro, anche se sarebbe dovuto essere forse un po' più basso. Secondo me hanno sbagliato nel montaggio. Vedrò qualche altro modellino se è montato allo stesso modo. Comunque vedete che, ma lo vedremo anche dopo, c'è una certa cura nel dettaglio anche nella parte inferiore. Alettone di grandi dimensioni sul bordo della coda, questo triangolino nero è un tentativo di ricreare una griglia, una rete nera, qui è solo tampografata, ce la teniamo così come cofano posteriore liscio. Dall'1.8 si può osservare il motore, in realtà non sarebbe dovuto essere visibile poiché era coperto da una paratia o di colore nero o nel rosso della carrozzeria. Lo spark da questo punto di vista è fatto meglio, ma non mi sentirei di criticare molto questo elemento, questa realizzazione. Il lato destro è speculare al sinistro, non cambia nulla, tutto come il lato opposto. La vista superiore ci consente di vedere la silhouette di questa vettura, l'ampio labbro dello spoiler anteriore, il cofano anteriore, l'abitacolo, la lunga coda con alettone e i fianchi della vettura, davvero belli e davvero larghi. La vista inferiore ci consente di vedere un accenno di meccanica, la differenza di dimensioni tra le ruote anteriore e posteriori, differivano sia per larghezza sia per diametro, e tutta questa meccanica in coda, in bella vista, forse non montata benissimo. Per quanto riguarda gli interni sono comunque ben fatti, ben curati, forse un po' liscia la plastica che va a con la quale è stato realizzato il cruscotto, anche se all'interno poi c'è tutto, non ci sono tampografie, è tutto completamente nero, non ve lo illumino meglio poiché ci sarebbe poco da vedere sinceramente. Segnalo solo la presenza di questo tubo che sbuca dal tubo in color argento che sbuca dalla plancia rivolto verso in questo caso verso il parabrezza. Non so se era un qualcosa di utile ai piloti per potersi rinfrescare un pochino, non lo so, non ho idea di a cosa servisse. Che dire, un modellino carino, non eccezionale, che non fa gridare al miracolo, ma comunque gradevole, sufficientemente curato, in linea con le collection da edicola. Quindi grazie per avermi seguito, arrivederci alle prossime recensioni.